se vogliamo allargare la famiglia, le dovute premesse sono state fatte, le presentazioni anche, i ringraziamenti ovviamente a profusione al professor Pespaglia, al professor Scalini, presente della nostra facoltà. Grande premessa, grande introduzione a questo PIT 2012. PIT è l'acronimo di Pinguino in Tour, è una cosa che ci siamo inventati così giusto per dare una sorta di significato a tutti questi seminari, a questi incontri che stiamo organizzando. Dopo il Linux Day 2011 è nata, diciamo, una sorta di esigenza. Si è parlato appunto al Linux Day 2011 della compilazione del kernel. Questo perché? Perché ricorrevano i 20 anni appunto di nascita del kernel. A che ovviamente però c'era la necessità di ampliare questo discorso, perché l'argomento è davvero vasto e di conseguenza quell'ora e un quarto che abbiamo avuto a disposizione a Linux Day ovviamente non bastava, forse non basterà nemmeno quest'ora e mezza che cerco di dedicare così in linea di massima tutte le argomentazioni necessarie che dobbiamo affrontare. Perché proprio il kernel Linux? Parliamoci chiaro, siamo circondati da Linux nel senso buono del termine. I nostri elettrodomestici, i nostri smartphone, bisogna anche tenere, come dire, in considerazione come grandi piattaforme enterprise o comunque grandi gestori di servizi utilizzano Linux per i loro servizi. Teniamo ad esempio in considerazione le transazioni finanziarie, 9 transazioni finanziarie su 10 sono Linux, stessa cosa, 9 supercomputer su 10 utilizzano Linux. Questa slide, che vedete, più che altro diciamo che è una velleità burocratica, si chiede, ma ci vuole una sorta di conoscenza sulle architetture di elaborazione, una conoscenza generale sui sistemi operativi e poi soprattutto, diciamo che la prima cosa necessaria per seguire insomma quello che riusciremo a spiegare oggi pomeriggio, la curiosità e lo spirito di iniziativa. Che cosa riusciremo a vedere in questo incontro? Allora, il kernel Linux è sicuramente in pratica, quindi la sua configurazione e la sua compilazione, un approccio top down, quindi partiremo dall'alto verso il basso per capire insomma l'approccio più generalista possibile, dato che più volte mi sono scontrato con molte persone per il fatto che comunque non si può avere un approccio unico al kernel Linux, ma bensì una sorta di approccio come dire, personalizzato alla propria architettura, o meglio ancora sull'architettura con la quale si lavora. Poi ovviamente avremo a disposizione, se avremo a disposizione del tempo, spero di sì, daremo un'occhiata al boot loader manager e a tutte le funzioni addizionali che si possono fare, che si possono aggiungere dopo che abbiamo configurato e compilato il kernel. Prima ancora di iniziare la parte pratica, perché abbiamo la possibilità di studiare il kernel Linux? Questa possibilità ce l'abbiamo perché il sistema Linux è libero. Il sistema Linux è libero sembra riduttiva come cosa. Tenete presente che i software vengono comunque distribuiti con una determinata licenza, la licenza di distribuzione. C'è una differenza sostanziale tra un software freeware, un software open source, un software che segue una licenza GPL e un altro che segue una licenza BSD. La licenza GPL è stata data dalla Free Software Foundation e i punti fondamentali di questa licenza è che appunto il sistema operativo Linux è libero, nel senso che si può copiare, modificare e distribuire in qualunque modo lo si voglia. Nessuna persona può reclamare diritti di proprietà su questo sistema operativo. E la cosa fondamentale della distribuzione degli ambienti open source, se sogno dire che Linux o meglio tutto il software GPL è virale, è che comunque all'atto della distribuzione del software deve essere dato il codice sorgente non solo del sistema operativo in sé, ma di tutti i programmi, di tutti i pacchetti che compongono il nostro sistema operativo in questione. Quindi se noi comunque prendiamo la distribuzione Linux, mi rendo conto che comunque vedrò da lontano è piuttosto imbarazzante. Però là c'è praticamente l'intero mondo delle distribuzioni, sono circa un migliaio, nascono da 3 famiglie. E per ogni distribuzione, insomma, tutto il loro parco software deve avere a disposizione software con licenza GPL. Questo software deve essere modificabile e si può usare e distribuire in qualunque modo. Che cos'è realmente il kernel Linux? Prima ancora, piccola premessa a questa slide, cercherò di utilizzare delle definizioni didattiche, quelle che più che altro vengono come dire, messe in evidenza nei nostri corsi di studio, ma può essere il valore elettronico, magari il professor Pescare, oppure il corso di sistemi operativi. Senza contare poi ovviamente che vedremo molti risvolti pratici sia in ambito domestico che in ambito lavorativo, anche perché comunque nel 99,9% dei casi un professionista dell'information technology comunque avrà a che fare con questo sistema operativo e soprattutto con la riga di comando. Che cos'è un kernel? Un kernel non è altro che un software. Sembra molto semplice, secondo me, di funzione. È un programma.
il cui compito è quello di fornire ai processi un interfacciamento con l'hardware. Come lo fa? Lo fa ovviamente tramite diverse metodologie. Quindi ho evidenziato due, cioè la gestione della porzione di tempo macchina, e lo fa tramite un meccanismo che si chiama scheduler, e la gestione delle astrazioni. Per astrazione che cosa si intende? Si intende una sorta di, passatemi il termine, che è scorretto, virtualizzazione. Cioè nel senso che al processo il kernel fa in modo di far vedere quella determinata periferica come se fosse un file. Nel nostro caso abbiamo a che fare con un kernel monolitico. Perché dico nel nostro caso? Poi spiegherò anche la presenza del quasi. Esistono diversi tipi di kernel. Esistono kernel monolitici, kernel ibridi, esokernel e microkernel. Nel nostro caso stiamo parlando di un kernel monolitico, tutta la famiglia di Unix, di SD e Linux. Perché monolitico? Perché l'integrazione del codice è stretta tra user space e kernel space. Adesso vi spiegherò anche quel quasi. Con il passare del tempo, il kernel Linux si è allontanato dalla sua struttura monolitica, quindi come dire, questa sorta di chiusura, di integrazione stretta tra codice utente e codice kernel. Grazie ovviamente a una cosa piuttosto particolare, che forse sarà la protagonista di tutta questa di tutto questo intervento, cioè la presenza dei moduli. Poi vedremo meglio che cosa sono in dettaglio nelle slide successive. Sì. Simpatico, eh? Allora, questo qua è il kernel Linux, questa è la mappa del kernel Linux. Cioè questo è graficamente come appare il kernel Linux se vuoi dire, poi schematizzarlo per ogni singolo blocco. Adesso non so se si riesce bene a vedere, io però vedo comunque piuttosto sfocato. Può scoraggiare. Un po', però. Insomma, ci si dà così. La cosa interessante, che magari può suscitare curiosità, può suscitare anche una sorta di senso di sfida, è che la licenza GPL ha come suo punto di forza il fatto che fornendomi gli strumenti necessari, quindi il codice sorgente, la documentazione, mi permette comunque di studiare e di capire quello che io ho di fronte a me. In questo caso quindi anche una cosa bizzarra o comunque che può sembrare al primo occhio incomprensibile come questa può avere comunque una sorta di interesse. Prima sicuramente un interesse didattico, nel nostro caso siamo comunque all'interno di un'università, e poi ovviamente una sorta di interesse lavorativo, anche di gioco, di cultura personale. Perché compilare un kernel? Allora, però, prima di spiegare le motivazioni, ci bisogna un attimo di passare sul grafico. Chi utilizza già una distribuzione Linux, e attenzione, non ho detto distribuzione, non sistema operativo, sono due cose ben distinte. Chi utilizza una distribuzione Linux ha già un kernel precompilato. Ha già un kernel precompilato perché la sua distribuzione di riferimento gli mette a disposizione un kernel già compilato in un determinato punto. Le diverse compilazioni, le diverse caratteristiche che ci sono da un kernel e un altro, a seconda delle distribuzioni, dipende dalle distribuzioni come sono orientate. Da quel grafico spero che almeno si capisca che ci sono tre famiglie fondamentali che nascono effettivamente da Debian, da Slackware e da Red Hat, ognuna con un particolare orientamento. Potrei citarvi Ubuntu, ad esempio, visto che comunque questa università è molto gettonata come distribuzione. È una distribuzione desktop oriented, va benissimo insomma per iniziare, potete perderci per un paio di mesi, dopodiché abbandonatela definitivamente. Poi però qualcosa succede? Succede che magari, come dire, avete voglia di giocare un po' con il codice, di avere come dire, un utilizzo più rude, e allora magari potete orientarvi su una distribuzione come Slackware e le sue derivate. Oppure ancora, in ambito lavorativo, una distribuzione come può essere Debian, o ancora meglio Red Hat, che sono comunque distribuzioni server-side e orientate maggiormente alle attività produttive. Ovviamente, tornando un attimo a questa slide, la domanda principale che vi state domandando in questo momento, se la mia distribuzione ha già un kernel, perché io lo devo ricompilare da capo? Per le seguenti motivazioni. Anche se, come al mio solito, l'ultimo motivo forse è il più importante, cioè la curiosità e lo spirito di iniziativa. Le vostre distribuzioni già mettono a disposizione dei sistemi di aggiornamento, l'inserimento di nuove funzionalità e l'implementazione di nuovi driver. Il problema è che lo fanno secondo loro specifiche caratteristiche richieste, non secondo le specifiche richieste e caratteristiche di cui avete bisogno voi, perché gli hardware sono diversi. Io per questa macchina posso avere una determinata necessità, cosa che magari la macchina di un'altra persona non ha bisogno, eppure l'aggiornamento contiene lo stesso numero di pacchetti. Quindi diciamo che l'alto livello di personalizzazione, integrato ovviamente con la disponibilità del codice e della documentazione, mi permette comunque di creare un kernel a mia immagine e somiglianza, o meglio ancora l'immagine e somiglianza della macchina sulla quale sto lavorando. Sì. Allora, dove procurarsi i sorgenti? Questo è il sito di riferimento, kernel.org.
In questo intervento vedremo come caso d'esempio il kernel 3.3.2 che è stato rilasciato il 13 aprile. Spero che stamattina non mi abbiano rilasciato un altro, perché altrimenti devo... l'ho fatto due giorni fa. La numerazione del kernel segue una linea molto semplice. Come potete vedere, comunque ci sono tre cifre, in questo momento identifichiamo con X, Y e Z. X è la variabile release, Y è il ramo di sviluppo e Z ovviamente è una versione per ogni singolo ramo di sviluppo. Se vi trovate a lavorare con distribuzioni server-side, che come vi ho citato prima possono essere distribuzioni derivate da Red Hat o anche Debian, per problemi, più che altro per questioni di stabilità, tendono ad avere dei kernel piuttosto datati, perché un kernel datato ovviamente è testato, è sicuro, da là non si smuove, è una roccia. E infatti su queste distribuzioni si trovano ancora classi di kernel dell'ordine 2.6.32, questo vi lascio immaginare. Prima del 2.6 la numerazione era diversa, perché in pratica il ramo di sviluppo, se la Y era pari, era una versione stabile, se invece era dispari, era una versione comunque di test, insomma. Quindi magari in ambito lavorativo cercate di, e se volete appunto dei kernel vecchi, stabili, che sono stati testati, cercate di evitare quello di un ramo di sviluppo Y dispari, perché appunto sono versioni di test. Quando andiamo a scaricare il file, preso in considerazione da kernel.org, ci ritroviamo con questo tar.bz2. Che sarà mai? Tar.bz2 è un file compresso. Bz2 è un algoritmo di compressione molto forte, è un rapporto di 1 a 13. Tenete presente che andate a scaricare questo file che pesa intorno poco meno di 80 mega, alla fine di questo processo vi trovate con una cartella di 1 giga. Questo per farvi capire quanto codice ci sia. Penso che il codice contabile non è 15 milioni di linee di codice. Questo perché comunque ci sono milioni e milioni di persone che comunque collaborano da tutto il mondo. Notare anche, a seconda questa piccola riflessione che ho fatto, come comunque il concetto di sviluppo per un sistema operativo come Linux o comunque per altri sistemi a codice aperto è così ampio, così vasto. Le sorti di un sistema operativo non vengono decise tra quattro mura, ma vengono decise in rete, tra milioni di sviluppatori che si interfacciano tra loro. Torniamo un attimo al formato compresso. Per estrarre questo file eseguiamo banzip2, è ovviamente il nome del file. Banzip2 appunto è un tool di decompressione per i file con questa estensione. Il file viene sostituito ovviamente con un altro file, il .tar. Infatti è come se fosse la compressione di una compressione. Per estrarre questo file .tar, che se non ricordo male nei tar il rapporto di compressione penso che sia intorno a 1 a 8, utilizziamo questo comando, le opzioni XQF, Extract Verbose File, in pratica mi permettono di vedere in quale path, in quale destinazione i file che sto estraendo vanno a finire. Per vedere altre opzioni, molto semplicisticamente potete utilizzare da terminale il comando man, nome comando, quello che vi interessa. Ah, ovviamente, doveva essere una premessa necessaria, ve la dico adesso, stiamo facendo tutto da terminale perché sempre per il fatto che voi da futuri professionisti di CT vi troverete a fare tutto senza interfaccia grafica. Ovviamente poi per andare avanti nei passaggi successivi entriamo nella cartella linux.3.3.2 e andiamo a vedere adesso che cosa ci tocca fare. La fase di configurazione. Allora, la fase di configurazione consta di questo semplicissimo comando, make config. Esistono anche altri modi per avviare la fase di configurazione. Se siete fans sfegatati di interfacce progettate con Qt, linguaggio di sviluppo con il quale fatto KD, potete utilizzare make xconfig. Se utilizzate GNOME potete utilizzare make gconfig. Oppure ancora, sempre restando in un'altra terminale, se avete a disposizione queste librerie, le ncurses e i relativi file di sviluppo, potete utilizzare make -config. Passo indietro. Se, tornando a casa, vi ritrovate a utilizzare make config, avete a che fare con 2300 domande. Queste 2300 domande vi chiederanno vita, morte e miracolo del vostro hardware e di quello che volete fare. Citazione necessaria utilizzata al GNU Linux del 2011. Il 99,9% di voi che ha già provato una configurazione, o chi magari tornando a casa ci proverà, è che ovviamente resterà 20 minuti col dito indice sul tasto invio ad accettare pedissequamente le risposte dalle default a tutte le domande. Questo perché appunto sono oltre le 2000 domande e rispondere a tutte quante può essere un po' difficoltoso.
Passiamo a Make Menu Config, che comunque è un'interfaccia più user friendly, anche se comunque stiamo sempre parlando di utilizzo di terminali. Come è scritto qua, la selezione dei parametri è un procedimento molto lungo, ma davvero molto lungo. Chi vi parla ha iniziato nel 99 col kernel 2.2 e ci ha messo 3 giorni per capire che stava facendo. E bisogna stare anche attenti ai contrassegni. Se ci troviamo con un asterisco, vuol dire che comunque quella particolare funzione del kernel è abilitata. Se ci troviamo invece con una M, vuol dire che comunque siamo davanti a un modulo. Questa è la seconda volta che vedo la parola modulo, la vedremo comunque con calma successivamente, perché comunque si tratta di una parte davvero molto importante per quanto riguarda il kernel Linux e la sua struttura monolitica modulare. Questa è l'interfaccia che ci troviamo davanti. Va bene così? Questa è l'interfaccia che ci troviamo davanti dopo che abbiamo digitato make menu config. Sembra semplice, sembra intuitiva, in effetti un po' lo è. Il problema è che tutti questi menu hanno a loro volta dei sottomenu che contengono appunto le famose 2000 passadomande che vi citavo precedentemente. Ovviamente viene fatto un menu in una forma molto più sbrigativa. Il fatto che tutte queste opzioni siano raccolte a forma di menu ovviamente ci permette di interagire prima con le domande o con le caratteristiche tecniche con le quali vogliamo avere a che fare. Sempre per motivi, come dire, sia didattici che di tempo, per ogni singolo menu cercherò di soffermarmi su concetti che sono tipici dei nostri corsi universitari e su cose che poi comunque possono servire sia in ambito della configurazione domestica sia in ambito lavorativo. Cercherò poi, vedendo se è possibile, di tralasciare magari come dire, le opzioni più ovvie. La presenza della freccia ovviamente sta ad indicare la presenza di un sottomenu. Questo era giusto per completezza. Altra cosa, ovviamente c'è anche la possibilità di caricare un file di configurazione se avete già compilato il kernel precedentemente. Però mettiamo il caso che siamo la nostra prima configurazione e vediamo come andare avanti. Adesso ci divertiamo, ma ci divertiamo veramente. Perché prima di andare avanti, questa è un'altra premessa necessaria, è quella che dovete conoscere in maniera viscerale, se non ampia, super ampia, l'hardware col quale avete a che fare. Se non lo conoscete non vi avviate proprio, questa è una minaccia. Perché davvero se si sbaglia si possono creare anche dei grossi